Madonna, una professoressa di 30 anni si è bombato un ragazzino di 13 anni, oh. Ma beata a lui! Si è fatta una bella chiavata con una professoressa, oh. Ma non è stato il sogno di tutti. Ma perché dobbiamo accusarla? Alla fine lui si è fatto una scopatina e si è divertito. È un ometto ormai. E poi, oh, lui era consenziente, eh. Non dimentichiamocelo. Ora spero tanto che il prete sotto casa inculi con il sale grosso mio figlio di 13 anni o il nonno dei vicini sborri in faccia a mia nipote di 12 anni. Strano che queste due ultime cose vi abbiano sicuramente dato fastidio e la prima no, vero? Tranquilli, siete solamente degli schifosi ipocriti de merda, schiavi della moraletta sociale. Ma non preoccupatevene, ora vi spiego. Allora, partiamo da un presupposto, e mi conoscete voi. Oltre ad essere un vero zozzone, sono un promotore del sesso libero, con chiunque ne abbia voglia ovviamente. Ho creato insieme al dottor Anti-H il miglior video sull'argomento libertà sessuale, chiamato 14enni per novantenni, e sul mio profilo Instagram ho un format dove centinaia e centinaia di persone mi inviano i loro più intimi desideri sessuali. Quindi figuratevi se sono qui a farvi la moraletta. Fondamentalmente chi ve se incula. Ma torniamo a noi. Allora, la legge è molto chiara. Dai 16 anni in su puoi scopare con chi te pare, anche con tuo nonno di 90 anni. A 14 e 15 anni puoi scopare con chi ti pare, a parte con chi ha un potere di un certo tipo su di te, tipo un adulto al quale sei stato affidato. In pratica puoi scopare con un tizio di 90 anni che incontri per strada, ma non puoi scopare con tuo nonno di 90 anni, o con tuo padre, o con un prete, o con un professore. A 13 anni non puoi scopare con chiunque, ma solo con persone più grosse di te, massimo di 3 anni, e dai 12 anni in giù non puoi scopare con nessuno. Quindi ricapitoliamo, dai 12 in giù non puoi scopare, dai 13 solo al massimo con i 16 anni, 14-15 con chi vuoi a parte chi ha il tuo affidamento, e dai 16 in su con chi vuoi totale. Quanti aveva il ragazzino? 13. Punto. Stop. Amen. Non c'è un cazzo da dire. Lei è colpevole a prescindere dalla volontà del ragazzino. Perfetto, ma da qui in poi io farei una chiacchierata, ma dobbiamo essere molto cauti e spiegare tutto bene. Prima cosa, la legge è evidente che debba mettere un limite di età. Limite che in questo caso determina una linea al di sotto della quale non c'è l'autodeterminazione dell'individuo. E al di sopra invece sì. Nel momento in cui ti viene riconosciuta l'autodeterminazione, ti viene riconosciuta in questo caso anche la possibilità della consensualità. Nel momento invece in cui sei al di sotto di quella linea, semplicemente per la legge, è un po' come se non fossi in grado di intendere e di volere. Quindi non sei in grado di scegliere per la tua consensualità. Per fare un esempio, una persona al di sotto dei 12 anni è considerata alla stregua di una persona in coma, o che sta dormendo o che è svenuta. Sì, lo so che è il desiderio di molti di voi sporcaccioni, ma se una persona è in coma o svenuta, non puoi scopartela. Lo so, è un peccato. Neanche se è tua moglie, perché in quel momento non ha un'autodeterminazione che può dare un consenso legale. Non è difficile, eh? E ragazzi, non esiste il consenso in tutto. Provate a fare un contratto dove vi rendete schiavi a qualche persona. Non puoi farlo, non ha valore legale. E fin qui ci stiamo. Ma ora passiamo alla parte schifosa di questo argomento. La differenziazione della gravità dell'atto data dal sesso del ragazzino. E questa è la più alta forma di maschilismo che possa esistere. Ma Cristo non santo! Parlate sempre di società maschilista? Ecco, una delle cose più schifose della parte del sentore sociale fortemente maschilista è pensare che un essere umano, in quanto figa munita, debba essere trattata in maniera differente da qualsiasi altro essere umano. State giustificando una donna che ha scopato con un ragazzino? Non perché lui ha detto di essere consenziente, non diciamo puttanate, ma perché per voi un maschietto non può non essere consenziente in un rapporto sessuale, ed una femminuccia non può che essere stata traviata. Perché se vostro figlio di 13 anni viene a casa e vi dice "Papà, ho scopato a prof", voi vi esaltate, perché è macio, perché è figo, perché più scopa e meglio è. Invece se vostra figlia tornasse a casa e vi dicesse "Mi sono fatta scopare dal prof", voi chiamereste l'esercito e uscireste con i forconi e la lupara insieme a tutta la città per andarlo a prendere. E soprattutto convincereste vostra figlia che in realtà non lo volevi, ma ti ha traviato. Non può essere che mia figlia abbia impulsi sessuali, che abbia voglia di cazzo. Mio figlio sì, mio figlio si può scopare di tutto, pure i sassi, pure a 6-7 anni me ne frega un cazzo. Ma mia figlia no! Mi fate schifo al cazzo proprio, schifo al cazzo. E non siamo qui a parlare solamente di questo caso isolato, o a discutere di una legge o di un limite di una legge. Cioè è evidente che ci siano ragazzi che sviluppano e maturano una coscienza o semplicemente una voglia sessuale un po' prima di altri. Cioè chi prima e chi dopo. Magari questo a 13 anni era un super maturo, cazzo ne so io, lo sa lui. Siamo tutti diversi. Io il mio pisello l'ho scoperto a 16 anni, per dire, ero un tardone raro, ma poi ho recuperato. Ma la doppia morale sessista no.
Ve prego, no! Ragazzi, io dopo il video 14 anni per novantenni ho ricevuto messaggi da donne ormai grandi che mi hanno raccontato di aver fatto e pensato cose a livello sessuale, dal flirt più leggero sui social alle scopate più violente, per poi essersene pentita con i genitori o con gli amici solamente perché questi gli hanno fatto credere loro d'essere stati degli ingenui fiorellini, soggiogati dagli orchi cattivi ed ormai impure, ma che intimamente ste poracce ancora oggi non pensano di aver fatto nulla di male e si sentono libere e contente nel confessarmelo. Gesù Cristaccio, una ragazza mi ha detto che a 12 anni voleva farsi una gangbang con 3 cinquantenni. Cioè, di che cazzo stiamo a parlare? Quindi è evidente che siamo tutti quanti molto diversi. Non c'è bisogno che mi veniate a dire che quel ragazzo possa essere stato più maturo di quelli della sua età. Ma questo non giustifica nulla. Nulla. C'è un limite legale di cui abbiamo bisogno. Se a un 12enne gli foca il cazzo, glielo fai tenè. E se a una 12enne gli foca la fregna, gliela fai tenè. Per portare la macchina devi avere 18 anni. Magari un 16enne riuscirebbe a portarla molto meglio di un 50enne rincoglionito, ma non gli puoi dare la possibilità di farlo. Oppure per il diritto di voto. Sono convinto che alcune persone avrebbero la coscienza politica e la maturità di poter votare anche prima dei 18 anni. Di contro, alcuni subumani non dovrebbero votare neanche a 60 anni. Ma comunque, un minorenne non puoi dargli la possibilità di farlo, punto. Quindi per chiosare, mi spiace tanto, ma tanto tanto, ma ancora una volta non si parla di problemi morali, perché ognuno ha la propria. Io non accuserò mai moralmente quella professoressa, perché cioè è morale scopa con 13enne. Per me è morale prendere per culo le persone per una scopata pure a 40 anni con un'altra 40enne, per ditte. Quindi no, non l'accuserò moralmente, perché io non sono quel ragazzino, voglio credere alla professoressa. Davvero, io voglio credere che mi dice che lui comunque si era più avanti dai ragazzini della sua età. Cioè, è evidente che sia un'idiozia pensare che nel giorno nel quale più una determinata età, d'un tratto hai la coscienza infusa. Ma è altrettanto giusto che la legge dia un'asticella, altrimenti è la barbarie. Quindi semplicemente lei non lo doveva fare e non è scusabile. Ma soprattutto, per voi che pensate che ci sia una differenza tra un maschietto e una femminuccia, spero genuinamente che le vostre sorelle, figlie, nipoti, di 14 anni, legalissime, non 13, 14 anni, tutte, si scopino tanti di quei cinquantenni proprio a nastro e siano così forti da mettere davanti a voi di essere state consenzienti e di conseguenza non avere ripercussioni emotive su come la società possa descriverle o trattarle da lì in poi, che è la cosa più importante, cosicché voi non possiate fare un cazzo per risciacquarvi la morale e magari in questo modo la finirete di ergervi a finti protettori delle povere donnine, voi in realtà dei vecchi figliocci del delitto d'onore che portate alta la fiaccola della lotta contro l'impurità sociale, anche perché perderete. Fidatevi. Come faccio a saperlo? Semplice. A vostra figlia piace tanto il cazzo. Ed ammettetelo. Anche a voi. Bella.